L'incontro col genio americano del Novecento intriso della novità espressionista francese ottocentesca. Lo scorso anno San Marino fu teatro, circo pittorico, mostra da camera in tre splendidi ambiti, attrezzati all'avanguardia degni di una galleria museo internazionale. A Rimini si vedrà una grande lezione di storia dell'arte dal 400 al 900, ma mancherà qualcosa. Per completare questo vuoto occorre salire il monte e vedere la pittura americana del XX secolo. I prestiti prestigiosi delle tele di valore inestimabile dai grandi musei d'America fondano su questa certezza la loro sicurezza. La Repubblica è ormai un luogo deputato del circuito espositivo europeo già dallo scorso anno. Dopo gli espressionisti di Goldin sul monte, si espone per la seconda volta con l'ausilio e la sinergia di governo, fondazioni e sponsor privati, esattamente come si fa negli Stati Uniti. Questo binomio cultura e turismo è un binomio vincente. È un'altra occasione molto bella e molto importante sul piano culturale. Credo che oltre a questo stiamo predisponendo anche altre iniziative di natura culturale, specialmente nel settore delle mostre. Evento dell'anno di spessore culturale con valenza turistica di qualità segna un'altra importante tappa nel cammino della San Marino da vedere fino a giugno. Guardare il Titano mediante una mostra. Mediatrice del bello intorno a noi.